imagine there's no heaven. Sicuramente molto meno della persona che è. Nasce nel 1930, è appunto professore emerito di astrofisica all'Università di Pavia. Dopo la formazione al Liceo Virgilio di Mantova e la laurea in fisica a Pavia, è stato alunno del Collegio di Ingegneri, tra l'altro, ha avuto la fortuna di trascorrere 3 anni al Dublin Institute for Advanced Studies e è stato postdoc di niente meno che di Erwin Schrödinger. Tornato in Italia, ha avuto un incarico di insegnamento a Pavia nel 58 e trascorre 3 anni a Princeton, in New Jersey, negli Stati Uniti, e dal 72 fino al 2006 ha ricoperto la cattedra presso l'Università di Pavia. Nel 2006 è stato nominato professore emerito. La collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana gli ha permesso di dedicarsi alla progettazione di esperimenti di fisica spaziale, in particolare in relazione alla missione Cassini, di cui probabilmente vi parlerà lui. Le sue ricerche poi hanno spaziato su vari campi della fisica, dalla fisica matematica alla fisica dei gas ionizzati, astrofisica, progettazione di esperimenti di fisica spaziali. Sono state ispirate queste idee che i fenomeni fisici possono essere comprensibili, razionalmente comprensibili, nell'ambito di appropriati strumenti matematici. E il professor Bertotti è soprattutto noto per i suoi contributi alla teoria della gravitazione e alle sue verifiche sperimentali, quindi direi che è la persona adatta per parlarci di relatività generale. Ecco, prima di cominciare, allora vorrei fare un sondaggio. Nel 1953, che è un anno importante per oggi, c'è stata quella che io penso sia la più grande scoperta scientifica di tutti i tempi, cioè un americano e un inglese, Crick e James Watson, hanno capito come era fatta la vita, e la vita è una struttura informatica, non è una struttura metabolica. E qui c'è un libretto, un bellissimo libretto scritto da Watson, questo qui, in cui viene riportata la sua reazione a questa scoperta, che dice: è troppo bella per non essere vera. It is too beautiful not to be true. Molto, molto eclatante, no? Così. E poi naturalmente quelli che hanno letto un po' di letteratura inglese, ricordo l'ultimo verso della poesia di Keats, che è un'ode a una norma greca, che dice: Truth is beauty, beauty is truth. La verità è bellezza, la bellezza è verità. Quindi questo è un tratto importante. E io vorrei sapere qual è la vostra opinione. E vorrei fare un sondaggio senza nessuna preparazione, senza nessun tipo di... Vorrei che alzassero la mano quelli che ritengono che queste sensazioni siano più o meno vere. Allora, vorrei un conteggio, però. Si sembra lui che... Quarantina. Su? Chi non ha alzato la mano prima, la alzi adesso? No, è chiaro che ha maggioranza. Va bene. Sì, la maggioranza, certo. Va bene, sì, sì. È quello che aspettavo. Allora, per cominciare, siccome vorrei suscitare la massima collaborazione tra me e voi, perché io naturalmente posso fare troppo difficile, inoltre alcuni di questi argomenti io li ho affrontati circa un anno fa, e quindi allora io dividerò quello che devo dire in 4 parti e aprirò la discussione dopo ciascuna di queste 4 parti. Quindi abbiate la pazienza, andremo certamente un po' più in là dell'ora. Questi sono i titoli degli argomenti
che io chiederò al CERN di darmi un segnale prima che finisca un quarto d'ora per ciascun argomento. Poi apro la discussione, poi vediamo, insomma. Va bene? Ok, quindi allora adesso cominciamo. Il primo argomento è questa richiesta, di sapere se la bellezza è divinità, e ricordo, questo sicuro l'avete visto tutti, che la dinamica, la cosmologia greca erano basate su questo principio, perché la cosmologia greca, la cosmologia tolemaica, è fatta delle figure perfette, non perché abbiano delle forze, quindi qui non c'erano le forze, ma le figure perfette erano la sfera, quindi qui vedete che al di sopra della sfera del fuoco i corpi sono immuni dal peso e si muovono secondo il requisito della perfezione, quindi su orbite circolari. Le sette sfere sono assegnate alla Luna, Mercurio, Venere, al Sole, Marte, Giove, posseggono Zodiaco, le stelle fisse, il primo mobile, la gloria di Dio, degli angeli e dei santi. Allora, naturalmente, qui adesso c'è una grossa dicotomia, però, insomma, io vorrei adesso sottolineare il fatto che il nostro dilemma, cioè se la frase che la frase di Svenpozzo, tu mi devo tu mi tu, in che senso corrisponde all'evoluzione della fisica. E devo dire che il 1953 è stato un anno importante. E cominciamo prima di tutto con la prima scoperta sperimentale fatta sulla scia della relatività generale, è quella dell'eclisse di Sole del 1919. Vi spiegherò di cosa si tratta. Però vedete che è stata una cosa importante, qui c'è il Times di Londra del 1919 e si dice che un amico gli ha chiesto a Einstein ma cosa sarebbe successo se per caso l'esperimento avesse dato risultati contrari con la sua teoria. E dice peccato per gli esperimenti. Allora questo è un esperimento, si trattava di controllare se la posizione delle stelle nel cielo cambi quando esse sono vicino al cielo, vicino al sole, non vicine nel senso fisico, ma l'immagine delle stelle della volta celeste cambia a seconda che il sole c'è o non c'è. Allora questa è una figura amplificata di quei documenti di allora, in cui si vede la... Cioè, avete un puntatore? Allora, vedete che questa è un'immagine della porta celeste e le posizioni delle stelle, quando c'è... Le posizioni delle stelle sono lievemente spostate verso l'esterno, non tutte nella stessa direzione, perché la cosa è piena di imperfezioni, di rumori, insomma, questa è la scala, e questa qui quindi è la deflessione. Allora, Einstein ha fatto una predizione precisa e qui gli sperimentatori, io, a mio parere, erano un po' ottimisti. Questo esperimento qua non è un bel esperimento, è pieno di correzioni, così è difficile misurare sperimentalmente, bisogna misurare naturalmente in un'eclisse, perché una stella così vicina al Sole come questa, ovviamente, non sarebbe completamente abbagliata da su e sopra, però quando c'è un'eclisse, allora la Luna impedisce alla luce del Sole di arrivare alla Terra e questo permette la visibilità delle stelle vicino al Sole anche di giorno. Allora, però insomma, la gente era talmente impressionata dal genio di Einstein che per loro non poteva non essere vero. E in quell'anno è successo anche una cosa personale importante. Allora nel 1953, io giovanetto, così, io ebbi una borsa di studio a Dublino, come si è detto in Germania,
E quindi io mi sono trovato in un centro dove l'attività era molto coltivata, c'era un'altra persona naturalmente, ed era diretta da Ernest, in cui si vede in una delle foto che non ti ricordo. Lì l'atmosfera era quella di James Watson, cioè loro ritenevano tutti, l'atmosfera, ritenevano che fosse abbastanza inutile fare degli esperimenti. Comunque non valesse il costo, come Einstein, no? E allora è accaduto a Einstein con la sua teoria della relatività, che come vedete è basata veramente sul sentimento di bellezza, era stato così, diciamo, travolto il suo successo, che ha cominciato a studiare in dettaglio una generalizzazione, cioè in tale che oltre al campo gravitazionale, la nuova teoria, che si chiamava teoria del campo unificato, comprendesse anche il campo elettromagnetico. E allora, qui riporto una sua frase, dice di Einstein: non sono certo che la geometria differenziale sia la struttura adatta. La teoria del campo unificato era basata sulla geometria differenziale, ma se lo è, credo di essere sulla scala giusta. Molto più fruttuoso, però lui ci ha parlato. Allora, quando io sono arrivato a Dublino nel settembre del 1953, io avevo delle competenze in questo argomento, e un giorno si voleva prendere parte e dice: ma insomma, qui ci sono dei problemi. Lui aveva lavorato per circa 20 anni in collaborazione con Einstein, in una stretta corrispondenza, e allora lui diceva che era un lavoro di un signore che si chiama Johnson, e a cui seguiva la risposta di Einstein. E lui si rivolge e dice: beh, ma insomma, qui ci sono delle obiezioni importanti alla teoria del campo unificato. E quindi io non la consiglio di lavorare su questo momento. Io mi prometto di e dopo da allora, insomma, questa idea qua, io non l'ho perso di vista, non so cosa mi interessa, cosa stiamo facendo. Quindi qui c'è stato un cambiamento di atmosfera. Allora, il cambiamento dell'atmosfera riguarda proprio la sezione del sondaggio. E quindi adesso, prima di andare al secondo argomento, devo spiegare un momentino l'esperimento fatto. L'esperimento fatto, come dicevo prima, nel 1919, vedeva un'eclissi, e allora un altro grande astronomo inglese che si chiama Arthur Levington è andato, mi pare, in Australia, non mi ricordo bene, perché lì si vedeva l'eclissi. E quindi potuto effettuare questa misura. Però vorrei accennare un pochino ai numeri, perché qui in realtà uno dei problemi che io ho nella divulgazione è che dovrei avere la forza di la chiarezza di farvi sentire la grandezza e la bellezza, la grandezza e la piccolezza dei numeri. Uno molto grande e uno molto piccolo sono affascinanti per me. Quindi vediamo qua. Allora, queste di cui stiamo parlando sono misure di angoli, sono misure di angoli tra il centro del Sole e ciascuna stella. Allora, cosa vuol dire angolo? Angolo è una grandezza molto interessante, perché non ci sono usate misure. Non è come la lunghezza che è misurata dal metro, invece l'angolo è misurato. 57 gradi, comunque la logica è 57 gradi, gradi dopo un grado sono secondi, e un secondo d'arco può essere diviso ancora per mille, si vanno a mettere, si chiama millisecondi d'arco. Un millisecondo d'arco è l'angolo sotteso da
un disco di un centimetro a una distanza di 2000 chilometri, quindi proprio piccolo, eh? E questi sono i livelli di piccolezza con cui le verifiche, o le test della realtà si aggirano. E oggi, per esempio, si parla di esperimenti che misurano angoli con un'accuratezza 100 volte minore, quindi 0,01 millisecondi d'arco, quindi veramente sono piccoli. Quindi certamente la relatività ha rovesciato la teoria newtoniana, ma questo è stato fatto con un'accuratezza finita. E quando noi avremo a disposizione strumenti più raffinati, io credo che sia inevitabile che anche la relatività sia sbagliata, e sbagliata sia da correggere. Ecco qui, questo è un esperimento, qui c'è un telescopio, qui c'è la stella. Quando il raggio va dalla stella al telescopio, viaggia, diciamo, in linea retta. Quando invece c'è il sole, il viaggio viene deflesso e segue questa curva qua. Allora, l'angolo di deflessione che abbiamo visto nella figura è questo qui, è l'angolo che separa sulla volta celeste l'immagine in assenza del sole e l'immagine col sole. Le stelle sono naturalmente spostate verso l'esterno. Bene, io ho finito la prima parte. Un argomento importante, vorrei sentire il vostro parere. Appunto, questo lucido è capitato giusto, diceva che probabilmente nel futuro, con strumenti di misurazione più accurati, probabilmente la teoria della relatività sarà da correggere. Ecco, lei crede, così un po' come un veggente, lei crede che la geometria differenziale sia ancora la matematica giusta, o c'è un'altra matematica che potrebbe essere più adatta, che non c'è ancora, o non so, un suo feeling? Allora, quello che io ho detto qui, no, che la domanda giusta non è se la relatività è giusta, perché a me sembra che la giustezza di una teoria sia una sezione inverificabile. Non si può dire che una cosa è giusta. Non è mai. Non si può. E lo scopo della fisica è quello di dimostrare che una teoria è lievemente sbagliata, o falsa, se volete. Quindi questa è la mia idea. Naturalmente, ciascuno di voi può avere un'idea diversa. Invece la giustezza della relatività è assoluta. Se è così, abbiamo una divergenza. Comunque è chiaro anche che se la relatività sarà da correggere, ci sarà uno strumento matematico. Io non so quale sia questo strumento matematico. Qui ormai c'è della gente che fa carriera nell'inventare strumenti matematici che permettono di violare la relatività senza gravi conseguenze. Quindi è un'industria, no? Produrre nuovi matematici. C'è un mio amico matematico che era fisico, poi dopo si è messo a fare matematico perché ritiene, più o meno, che qualsiasi matematico lui inventi sarà realizzata. Insomma, però l'ha detto lui, è questo qui. Quindi non so, altre domande. Niente, io volevo tornare un attimino indietro nell'introduzione dove si usava il termine bellezza. Di primo acchito, ovviamente, non sembra che ci sia una stretta relazione fra la bellezza, come la intendiamo nel linguaggio comune, e, diciamo così, una teoria che si occupa di ottenere dei risultati per, non dico confermare, diciamola, per falsificare, no, tanto per falsificare eventualmente un impianto, un costrutto teorico. Però
forse il concetto, l'idea di bellezza va analizzato magari andando avanti più a fondo, perché per bellezza Einstein intendeva anche semplicità, intendeva coerenza, intendeva, diciamo così, tutta armonia, e sono tutti termini che comunque concorrono quantomeno a consolidare un'immagine, chiamiamola comprensibile, per quanto questo termine, della natura e in particolare in questo caso dell'universo. Quindi il termine bellezza poi in una, questo è un pensiero, volevo sentire il parere del professore, se poi si analizza un po' più a fondo la cosa non è immediatamente, diciamo così, definibile. Sì, certamente, io comunque non sono un filosofo e non sono in grado di definire la bellezza, comunque so che c'è un campo di studi importante, no? Però non sono in grado di rispondere, chiaro che però possiamo dire che il tentativo di oggi in questa conferenza è di far vedere la bellezza della teoria della realtà generale e i suoi limiti anche. Quindi allora posso andare avanti? Allora mi raccomando, adesso passa il quarto d'ora. Ecco, allora, prima di tutto adesso devo ricordare una cosa che voi certamente avete imparato in liceo, il principio di inerzia. Allora, quello che avete letto nei testi è che quando un corpo non è soggetto a forze, si muove di modo rettilineo ed uniforme. Quindi il principio di inerzia ha due metà, ha due parti. Il primo che il moto è rettilineo, il secondo che è uniforme. Allora io trovo che didatticamente conviene partire dalla prima metà, cioè che il corpo si muove in maniera rettilinea. L'uniformità la siamo da parte, perché questo mi offre il destro di farvi capire che vuol dire il principio di inerzia in relatività. Allora io qui ho, vediamo se no, se sono, oh, se voi fate girare, se vi fate girare un oggetto materiale, è così, allora perché cambia direzione questo peso? Cambia direzione perché c'è la forza del peso, la forza della mano, ovviamente. Se a un certo momento voi lo lasciate andare, in che direzione va? Va nella direzione che aveva al momento in cui è stato abbandonato. Non provo naturalmente, ma è ovvio. Quindi questo vuol dire che il principio di inerzia consiste nel dire che un corpo mantiene la velocità, mantiene la direzione di moto di quando aveva, quando era ancora soggetto a forza. Questo è il metà del principio di inerzia. Allora, quindi dobbiamo capire più a fondo che vuol dire rettilineo. Uniformità la siamo da parte. Allora, un segmento è rettilineo, come sapete bene, quando un segmento che congiunge due punti è rettilineo, quando la linea, questa linea, il segmento, è più breve di tutte le linee che si congiungono due punti, eccolo qua. Questa linea qua in verde è sempre un po' più lunga delle altre. Allora, questo vuol dire che noi stiamo lavorando nell'ambito della geometria euclidea, ovviamente. Allora, una delle proprietà più note, più importante della geometria euclidea è che la somma degli angoli interni di un triangolo è esattamente secondo un ovviamente. Allora, però adesso io volevo sollevare un dubbio. Ma è vero questo? È vero che se avete qualsiasi triangolo, la somma degli angoli interni è 180 gradi. Io personalmente non vedo perché dovrebbe esserlo, è più complicata la cosa. Difatti, uno dei più grandi matematici, Gauss, credo nel 700, ha provato a fare una verifica. Lui ha lavorato dei geodeti e hanno messo tre stazioni, una a Hohenhagen,
un altro Eisenberg, un altro Brocken, e questo qui di questo è un triangolo, avrà lati dell'ordine di 100 km, e lì c'erano i telescopi, così lui ha fatto una misura degli angoli interni di questo triangolo. Non ha trovato un dato diverso da 180 gradi, però mostra una straordinaria apertura di mente, perché lui si è messo la domanda che ho fatto anch'io, ma la geometria euclidea vale o no? Non è banale. Allora, difatti, se voi prendete un triangolo più grosso che equilatero, in cui avete un punto, tre punti qui, no? Sull'orbito terrestre, quindi 150 milioni di chilometri, gli angoli interni hanno una somma che è 180 gradi per 1 più 0,00045, maggiore di 180 gradi. Naturalmente Gauss non aveva strumenti di misura così precisi, però questo è un risultato che oggi noi conosciamo con circa un millesimo di errore. Cioè la nostra accuratezza è un millesimo di volte più piccola di questo numero qua. Quindi non c'è dubbio. Allora, a questo punto qua, allora io vorrei ricordare qualche episodio personale, e cioè quando io andavo spesso a Los Angeles, qui, e si arrivava da Londra, avrei voluto sapere che strada faceva l'aeroplano. E allora io ho preso una carta e ho tracciata la retta che va da Londra a Los Angeles. Quando per la prima volta questo studiato ho trovato una sorpresa enorme, perché la linea passava di sopra della Traslandia. Quindi la linea non era questa qui, non era la linea che noi abbiamo letta. Perché? Perché in virtù della curvatura della Terra, la linea più breve che congiunge Londra con Los Angeles passa più a nord. E qui facciamo subito vedere perché, ecco qua, perché semplicemente perché il mondo è curvo, quindi la linea più breve passa sul limite inferiore della Groenlandia. E quindi è chiaro che la traiettoria dipende dalla curvatura dello spazio. Se io viaggio, magari non sono meno, se viaggio più una superficie curva, allora il cammino sarà diverso, perché non è la più altrimenti non è la più bella. Quello che succede geometricamente è che la linea più breve è un arco di cerchio massimo, cioè se questa qui è la superficie della Terra, allora la linea più breve che congiunge A con B e lungo la quale attualmente il consumo di combustibile è minimo, linea di massa a parte bene naturalmente, no? Quindi, e si fa così, si prende un piano che passa per il centro e che passa per i due punti che consideriamo. Questo piano interseca la sfera lungo un arco di cerchio massimo, questo qui. Quindi allora vedete subito che qui la linea più breve dipende dalla curvatura e in particolare in questo caso i triangoli sulla sfera sono sempre caratterizzati dal fatto che la somma degli angoli interni è maggiore di 180 gradi, e però uno potrebbe avere anche delle superfici in cui la somma degli angoli interni di un triangolo è minore di 180 gradi. Ci sono studiate a fondo nell'Ottocento. Quindi è chiaro che qui abbiamo la possibilità di, di attribuire la violazione del principio di inerzia, cioè di attribuire il fatto che la traiettoria curva non ad una forza, ma ad una curvatura sottostante, e naturalmente è invisibile. Io quando ero solo all'aeroplano non sapevo neanche che era. Cioè, o non pensavo che la Terra fosse curva, e l'aeroplano viaggiava e
mi accorgevo di trovarmi di sopra di un collante invece che in basso. Quindi noi qui adesso possiamo alterare il principio di inerzia alterando la definizione diretta. Se noi adottiamo una diversa definizione diretta, allora cambiamo la situazione e la cambiamo in funzione della curvatura dello spazio. Perché, come dicevo prima, la cosa importante è la grande generalizzazione geometrica, che la superficie sulla quale sono costruiti i segmenti più brevi che realizzano il principio di inerzia, è a priori limitata, è astratta. Noi pensiamo che noi non abbiamo la possibilità di misurare immediatamente la curva dello spazio. Quindi uno si chiede, ma insomma, allora, è possibile? Avete dei corpi che si aggirano nell'atmosfera, nello spazio interplanetario, soggetti alla forza di gravità, vicini alla Terra. È possibile costruire geometrie non euclidee, quindi nascoste, non visibili, in maniera che le rette corrispondenti realizzino i modi parziali? In altre parole, qual è la definizione corretta della linea più breve tra due punti? Dipende dalla retta. Allora Einstein ha fatto questa scoperta che per me è gigantesca. Sì, questo è possibile. È possibile e si può naturalmente anche calcolare. E quindi la gravità è geometrizzata, cioè viene attribuita alle diverse definizioni di retta. E qui adesso non posso non richiamare un romanzo di René Dumas, che si chiama Il Monte Analogo in francese, il quale racconta questa storia, non so se la conoscete. La storia è che verso l'inizio del 1900, quattro esploratori, alpinisti, otto a Parigi, avevano sentito parlare dei vecchi testi, quelli che andavano a cercare negli archivi, così, che in mezzo all'oceano Pacifico c'è un monte invisibile, perché era sempre accompagnato dalle nuvole, ma nessuno era mai riuscito ad arrivare. Allora loro finalmente decidono di partire. Naturalmente sapevano grosso modo dove era il posto, quindi c'era niente. Poi dopo lunghe ricerche, tra l'altro con il romanzo non è finito, e questi esploratori sono arrivati in cima, ma non li hanno portati nessuno, ecco. Però l'autore del libro suggeriva una soluzione, suggeriva che qui allora la nave che corre seguendo la linea più breve tra A o B, in realtà incontrava delle curvature nascoste, per cui la linea più breve che va tra A e B non è quella diretta, ma è un po' più curva, e si dà il caso che questa curvatura qui evita il monte analogo. Per cui per andare a scalarlo bisogna forzare, bisogna mettere i motori. Se la nave va semplicemente sulla linea di meno combustibile, allora non riuscirà mai a penetrare attraverso questa barriera, questa sette media e così via. E quindi, in questo caso qua, la traiettoria descritta, dipende dalla curvatura nascosta che sta sotto il monte. Ecco qui. Allora, l'esperimento di Einstein del 1919 consisteva nella realizzazione di questa traiettoria curva nello spazio interplanetario. Qui c'è il Sole, scritto in un documento da un artista, ovviamente,
Vedi, qui c'è una stella, qualcosa, no? Una stella, questa qua. Qui c'è una luce che qui arriva fino alla Terra e la luce qui è deflessa dal Sole. In altre parole, se il Sole non ci fosse, la vita sarebbe retta. Qui invece la direzione in cui noi vediamo la stella è spostata lievemente verso l'esterno. Questa è una cosa importante, ma Einstein ha subito anche capito che questa possibilità di attribuire la dinamica in presenza di una forza gravitazionale alla curvatura dello spazio ha una condizione precisa, perché la linea più breve dei due punti non dipende dal fatto che il corpo abbia una certa massa, una certa carica e così via, è universale. Cioè in questo caso qua la traiettoria, come nella geometria, la linea retta niente a che fare con la curva del corpo. Così qui la linea di fotoni che parte dalla stella e arriva fino a noi è sempre la stessa. Solo se fosse un neutrino, se fosse un oggetto veloce, un oggetto della luce, allora così sarebbe lo stesso. Quindi qui c'è un principio fondamentale che è che questa riduzione geometrica, riduzione della gravitazione alla geometria, in questo senso, con una diversa definizione diretta, vale solo per quelle forze, vale solo, diciamo, a caratterizzare il fatto che la deviazione è universale, cioè tutti i corpi viaggiano nella stessa maniera, non dipende dal fatto che il corpo in considerazione, per esempio, sia carico, sia magnetico, va sempre nella stessa direzione. Quindi allora Einstein ha scoperto che la violazione del principio di inerzia causata dal campo gravitazionale è uguale per tutti, uguale per tutte le masse, ed è una proprietà geometrica. Quindi questo è stato una scoperta grandiosa, perché ha ridotto quello che una volta era attribuito ad una forza, ha ridotto in una proprietà geometrica. La forza non c'è più, è finita, è solo uno spazio diverso. Però naturalmente questo non vale se è considerato un corpo che sia carico, per esempio, che sia un magnete. Questo qui sente il campo magnetico della Terra, per esempio. E inoltre, naturalmente, Einstein si è proposto subito il problema di perché le superfici sono curve, perché lo spazio-tempo è curvo. Beh, lo spazio-tempo è curvo in questo caso perché c'è il Sole, ovviamente. Quindi qui c'è di dietro un grosso problema che qui adesso io affronto. Quanto manca? Come? Un minuto. Un grosso problema che qui non tocco, ed è che cosa genera questa curvatura? È generata dal Sole, ma in che maniera? Questo è un po' difficile, così. Però insomma sta di fatto che è riuscito a scrivere le condizioni che determinano la curvatura prodotta da un corpo, come il Sole, per esempio. E quindi e questo ha portato alla straordinaria. Quindi allora questa riduzione della fisica della gravitazione alla geometria mi ha ricordato quello che dice Galileo Galilei Saggiatore, che dice l'universo scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intendere umanamente parola. Senza questi è attirarsi umanamente per lo scuro labirinto. È una domanda un po' tecnica. Siccome io appunto insegno geodetica ai miei studenti, volevo dare lei un parere su appunto l'approccio didattico all'insegnamento appunto della geodetica, in quanto io forse, adesso non lo so, ma diciamo l'approccio che seguo io è forse più legato all'uniformità nella parte del principio di inerzia invece che al rettilineo, in quanto mi piace vedere, diciamo, la definizione di geodetica come curva non accelerata invece che una linea, diciamo, per cui un corpo percorre distanza più breve, anche perché secondo me
chiesa alla solita sfera in cui uno attraversa appunto antipodale. Diciamo, sta percorrendo comunque una geodetica, ma se dovesse andare dal punto iniziale al punto finale, con la linea più breve dovrebbe scendere dall'altra parte. Tra l'altro la nozione geodetica come curva che non ha accelerazione mi fa ricordare le nozioni comuni di Euclide. Euclide mi pare che dica che la retta è ciò che non cambia rispetto a se stessa, qualcosa del genere. E questo mi fa pensare a quello che tecnicamente adesso si chiama il trasporto parallelo della velocità, e quindi volevo un parere da lei su questo altro modo didattico per presentare una cosa. Sì, sì, veramente io penso. Comunque in questo oggi sto facendo un esperimento, cioè di solito il principio di prevalenza, questo principio, viene dopo l'introduzione dello spazio-tempo didatticamente, e questo è il suo approccio, cioè è chiaro che l'uniformità del moto, cioè la loro accelerazione è importantissima, fondamentale, però lo spazio-tempo è molto difficile, e quindi io ho voluto vedere oggi se posso, castrando naturalmente in teoria, posso far capire veramente cosa vuol dire la violenza prima dello spazio-tempo. Però io c'è qualche più giovane, vorrei domande da qualche ragazzo di scuola del liceo. Io vado al liceo. Insegnare. È una domanda. Dal punto di vista matematico, la geodetica è bella, è speciale. Ma dal punto di vista fisico, chi la fa fare alla luce? Dal punto di vista matematico la risposta è una risposta un po' astratta e banale, cioè siccome il campo elettromagnetico è soluzione di certe equazioni, quando allora quando la lunghezza d'onda della luce è molto più piccola del raggio di curvatura, allora ci sono le curve caratteristiche di questi sistemi di equazioni differenziali che sono delle geodetiche. Quindi è una conseguenza del fatto che le equazioni di Maxwell obbediscono a delle equazioni che sono dello spazio-tempo e quindi dipendono da una certa metrica. Non c'è nulla di segreto. Quello che c'è di veramente di eccezionale è che in questa maniera qua il concetto di forza gravitazionale è abbandonato. Volevo sapere se c'è qualche relazione tra la curvatura come proprietà geometrica dello spazio-tempo e la presenza delle energie della materia cosiddette oscure. La curvatura, normalmente, in questo senso dove siamo, la curvatura è prodotta sia dalla Terra che dal Sole, quindi è attribuita a delle masse precise. Ci sono il Sole, quindi noi conosciamo esattamente la struttura dello spazio-tempo dove ora siamo, però naturalmente qualche volta accade che la curvatura che noi misuriamo, per esempio con dei fotoni, indica la presenza di materia non visibile. L'universo potrebbe essere, qualcuno ha fatto il conto che l'universo fosse pieno di case, per esempio, non succederebbe niente, case in maniera che la massa totale sia la stessa, però certi esperimenti potrebbero mettere in rilievo le case. La casa è di materia oscura, qua facciamo noi a sapere che la materia oscura non sono fatta, è fatta di case. Quindi, insomma, il dato importante è che misure geometriche, della struttura della distribuzione di massa dell'universo, hanno mostrato che c'è una curvatura non prodotta da masse visibili. La maggior parte delle masse non si vede, non emette luce, non emette onde. E questa è materia oscura.
consiglio questo. Per quale motivo la curvatura della linea più breve tra due punti è sempre convessa verso l'esterno e non verso l'interno? Beh, questo qui diciamo, potrebbe anche non esserlo. Potrebbe esserci una situazione in cui la linea percorsa dai fotoni si invece la stella si sposta verso l'interno, non l'esterno, va bene, questa qui dipende da come è fatta, come la materia causa la curvatura, e quindi può succedere una cosa, può succedere anche l'altra. Il fatto che la massa è positiva, per esempio, non sia una massa negativa, è un esempio, questo è possibile, però bisogna solo un'indicazione, bisogna capire com'è questo rapporto di causalità tra la materia da una parte o così per percorso che è la massa e la curvatura. Quindi la risposta dipende. Io vorrei chiedere una informazione forse banale, cioè una osservazione da profano. Frequentemente quando si cerca di spiegare, di rendere il più intuibile possibile il concetto di deformazione dello spazio per effetto di masse, si ricorre all'analogia del piano, come è stato anche rappresentato in una delle slide, come se facendo un'analogia, un piano soffice, diciamo di gomma piuma, indisturbato e orizzontale, quando ci si appoggia una massa, una palla di un certo peso, questa provoca un avvallamento, una deformazione. Procedendo, mantenendo questo rapporto di analogia, io vi domando, la profondità di impronta che lascia una massa in questo materasso di gomma piuma può essere più o meno profonda a seconda della morbidezza, chiamiamola così, della morbidezza della gomma piuma. Trasponendo questa analogia nello spazio, esistono delle posizioni dell'universo, in certe parti dell'universo, in cui le caratteristiche dello spazio fanno sì che la stessa massa in certe posizioni provochi certe deformazioni dello spazio e in altre posizioni dello spazio le provochi in modo diverso, come se lo spazio potesse avere delle morbidezze diverse, posizioni diverse. Non so se sono riuscito a esprimere. O lo spazio è sempre uniforme, ha sempre la stessa morbidezza e la stessa massa provocherebbe la stessa entità di deformazione in qualsiasi punto dello spazio? Ecco, a me non piace troppo questo strumento didattico che qui si è visto, questa qui, in cui lo spazio intorno al Sole in qualche maniera schiacciato dal peso del Sole. Non mi piace troppo perché qui si introduce un altro elemento, il peso del Sole. Il Sole non ha un peso, non è che ci sia questa la gomma piuma. No, questa qui è una proprietà, diciamo, fondamentale e che consiste nel fatto che, ripeto, la linea più breve che va dalla stella al telescopio è deformata dal Sole, è la deformazione della linea. Poi dopo qui si ricorre ad un'analogia, cioè se voi avete una superficie curva di muto, allora è intuitivo che se voi lanciate un proiettile su questa superficie di muto, questa qui segue una linea curva. Però sono un po' perplesso. Ripeto, la retta ha una funzione arbitraria, dipende dalla superficie. E se noi cambiamo la definizione di retta, forse possiamo renderci giustificare le traiettorie dei pianeti, tutta la meccanica celeste. Quindi uno parla della ricerca di una struttura geometrica in cui tutta la meccanica celeste, o quasi tutta, è ridotta a una nuova definizione di retta.
l'effetto della massa buco nero luna su me a un milione e sullo spazio-tempo in quella zona dipende da due fattori. Uno, ovviamente, la massa del corpo centrale. Più è grosso, più fa effetto. L'altro, che è implicito, è la costante gravitazione universale, quello che ci dice alla fine se dobbiamo fare i calcoli quanto è questo effetto, che corrisponderebbe in qualche modo alla morbidezza, alla rigidezza del materasso di una piuma. Quindi avere zone dello spazio-tempo in cui la morbidezza è diversa corrisponderebbe a dire che la costante di gravitazione universale G grande è diversa da un posto all'altro o da un tempo all'altro. E in effetti ci sono alcuni scienziati che si stanno studiando quello per vedere se ha magari degli effetti sull'evoluzione dell'universo. Quindi ci sono degli scenari teorici in cui si considera in qualche modo che la morbidezza stia cambiando. Per la signorina con la maglietta arancione invece, domandarsi perché la curvatura è sempre con la convessità verso fuori anziché verso dentro, se ho capito bene, corrisponde a dire ma perché la gravità è sempre attrattiva anziché essere repulsiva? Se fosse repulsiva anziché attrattiva, il raggio di luce anziché curvare per girare, a girare il sole, ma avvicinandosi, curverebbe allontanandosi. Ho risposto giusto? Didatticamente io preferirei evitare a questo livello di introdurre una costante di gravitazione universale. In realtà è geometria questa, quindi ha a che fare solo con delle lunghezze. In particolare la curvatura è, si chiama la curvatura, il reciproco del quadrato del raggio. La sfera dei viaggi tra Los Angeles e Milano e Londra ha un raggio. Si dice curvatura, diciamo, beh, la curvatura è questa, è 1 diviso il raggio al quadrato, cioè il reciproco del quadrato del raggio. È questo il curvatura, che quindi è una grandezza che ha per dimensione 1 diviso il centimetro. Va bene? Poi dopo, questa cosa qui va anche da punto a punto. E per esempio per il Sole potete calcolare immediatamente la curvatura generata nel nostro punto qua. Prendete la massa che è una lunghezza, attenzione, la costante gravità non è necessaria, siamo in una teoria puramente geometrica. Prendete la massa, che è una lunghezza, e dividete per il cubo della distanza da qui al Sole, o la massa che la genera, e questa è la curvatura. Quindi è un oggetto che diminuisce con l'aumentare della distanza, come uno diviso il cubo della distanza. Non c'è bisogno, a me sembra che didatticamente questa livella qui, introdurre la costante gravità, non sia lo strumento più didattico. Naturalmente poi dopo, se vogliamo complicare la cosa, mettere dentro degli effetti non geometrici, certo ci vuole la costante di gravità, però a questo livello di adesso non ce n'è bisogno della costante di gravità. Le masse sono lunghezze, il Sole ha una lunghezza, lo sappiamo quant'è, il Sole ha una lunghezza di 1,5 km, è la sua massa, è una lunghezza, punto, basta. Qual è il problema? Sarà solito, però la massa del Sole è 1,5 km. Basta. Qual è il problema? Allora, però adesso dobbiamo cominciare invece a violare Einstein. Cioè, il mio scopo adesso è quello di smitizzare, cioè di introdurre in questa teoria della gravitazione di Einstein, questa riduzione della gravitazione a geometria di Einstein, che è certamente bellissima, lui era molto affascinato, come si è visto anche qui, invece altri elementi più complicati. Qui io devo ricordare una cosa storica, che negli anni 50, tra la scoperta della relatività generale, cioè 1915, e negli anni 50, gli esperimenti sulla gravità sono stati fatti pochissimi. Però poi dopo, negli anni 60, invece le cose sono cambiate radicalmente. Cioè i fisici
siamo resi conto che era pericoloso abbandonarsi alla bellezza senza critica e prendere i risultati di predizioni sperimentali per scontati, anche se Einstein poi dopo si vedeva di avere da parte ragione, aveva delle predizioni incredibili, però abbandonarsi alla bellezza è stato capito che non era bello, per cui sono cominciati a partire dagli anni 60 dei programmi di gravitazione sperimentale molto importanti e anche molto costosi. Per esempio è stato rifatto da parte cadere con molta più accuratezza due corpi diversi e è stata misurata la possibile differenza tra i tempi d'arrivo. C'è stato un satellite su Marte che ha misurato con grandissima accuratezza la distanza tra Marte e la Terra e quindi ha sottoposto un grande test le predizioni di Einstein. E purtroppo nessuno di questi tentativi ha avuto un successo, cioè la teoria di Einstein è passata a vere spiegate attraverso tutti questi attacchi e ancora oggi è l'unica, in molte altre cose. Però qui i soldi ci sono, gli esperimenti si fanno. E quindi adesso io devo allargare un poco il mio punto di vista e andare più a fondo sopra il concetto di distanza. Quando io ero ragazzo, io e mio padre, che aveva molta passione per la divulgazione, io gli chiedevo: ma papà, cosa vuol dire un chilometro, un metro? E lui mi rispondeva: un metro è l'equatore terrestre è 40 milioni di chilometri, esatto, però questo non è che mi soddisfasse perché la Terra può inghiarmirsi, schiacciarsi, eccetera, eccetera. E allora lui, che era capostazione, ha usato uno dei suoi biglietti gratuiti per andare a Parigi, dove era conservato questo oggetto qua, che è il metro campione. È una sbarra con un coefficiente di dilatazione molto basso e con due tacche, una a un'estremità e una all'altra, che segnava il metro. Quindi, per essere sicuri che il vostro retice non usi nella vendita delle bilance sbagliate, bisogna in teoria confrontare i metri sbagliati, insomma, anche per i pesi lo stesso, no? E bisogna confrontarlo con questa realtà, era quello che determinava il metro, secondo me. Però anche questo quindi non è che mi dicesse molto, perché intanto come si fa a paragonarlo? Con chi lo paragoniamo? Chi diciamo che due metri non è giusto? E quindi insomma non abbiamo capito. Nessuno può farlo, non potete più, come
facevano i topografi nel 1800, disporre uno per uno queste lunghe stanghe, dicevano, usavano lunghe stanghe, un cinque metri, si mettevano all'altro, avanti e avanti per chilometri, attraverso fossi, così, questi erano i topografi. Non si fa più così, si usa in resa. Quindi è veramente, a me non piace la parola metro. Quello che in realtà misura, si misura, è il tempo del ritorno o il tempo d'andata, tra due punti. Per esempio, se volete misurare la distanza Terra-Luna, usate gli specchi, ci sono 5 specchi sulla Luna, qui si vede una fotografia, e vedete che questa qui è l'impronta della rapporto dell'astronauta. Vedete, questa è l'impronta dell'astronauta, eh? E quindi questi sono specchi, e voi mandate un impulso da una stazione di Terra su questi specchi qua, il raggio torna indietro, voi misurate il tempo del ritorno. La distanza è la metà del tempo del ritorno, punto. Non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire. Quindi io suggerisco che la definizione di lunghezza sia rappresentata per questa scelta. Questa qui, questa distanza, è la distanza del corso della luce in un picco secondo, in un centesimo di secondo. Basta. E questo è l'unità di lunghezza, chiamata lunghezza, quello che è. E quindi, non ci sono, non è necessario, adesso arrivo alla fine. Non è necessario usare il metro di ah sì, no, io ho rifatto la figura di prima, perché è facile vedere allora il grandissimo vantaggio a questa definizione qua, perché Gauss come faceva a misurare gli angoli? Beh, aveva i regoli dei cerchi, non so quanto fossero grandi, e nel centro del quale era impermeato un telescopio che guardava l'altro punto, e il cerchio aveva delle suddivisioni molto fine. Allora i grandi costruttori di telescopi nel 700 erano dei specialisti in costruire questi cerchi con delle suddivisioni finissime. Allora lui cambiava la direzione del telescopio e leggeva sul cerchio l'angolo dell'angolo. Così. Invece qui si usa per misurare questa nota, si usa una cosa molto più raffinata, cioè si nota che la lunghezza percorsa al raggio deviato è più lunga e più grande della lunghezza del raggio rispetto al lato. Quindi il tempo impiegato dalla luce per andare dalla stella fino a noi, e se volete anche indietro, aumenta in conseguenza della deflessione. Quindi qui vedete che misure di deflessione vuol dire misure di variazione di tempi di percorrenza. Quindi tutto è ridotto all'uso di orologi. Non c'è altro. Eccolo qui. I goniometri sono inadeguati, basta con la misura di angoli fatta con orologi. E allora adesso voglio far vedere appunto questo grande cambiamento nella filosofia, nella scienza degli esperimenti dopo il 1950. Oggi ci sono grandi esperimenti e le misure di tempi di percorrenza. Nel sistema solare, per esempio, ho citato prima quello tra il satellite Banu che è atterrato su Marte, e quindi adesso ce n'è un altro cui l'Italia ha partecipato in maniera importante, è il satellite Cassini, il quale, come vedete, è un compito che ha fatto un altro, cos'è? E la cosa interessante, adesso qui non devo soffermarmi tutti i dettagli, ma devo soltanto un attimo su questa antenna. Questa antenna qua ha un diametro di 4 metri e la cosa importante è che i motori di volo la tengono puntata verso la Terra.
man mano che gira il satellite, l'antenna però rimane puntata verso la Terra. E questa antenna quindi realizza un sistema di comunicazione tra il satellite Cassini e la Terra e realizza anche la possibilità di misurare tempi di percorrenza di brevi impulsi di onde radio. L'antenna di Terra emette un breve impulso di onde radio, sono delle microonde, con un centimetro, emette un segnale di microonde molto piccolo, arriva qui sull'antenna e l'antenna lo rimanda indietro subito e a terra si misura il tempo all'apertura. E anche qua si danno ancora un po' di tempo. Qui si Cassini è una terra distante, anche di più. E quindi in questa maniera qua è stato possibile misurare con grande accuratezza l'aumento del tempo di percorrenza prodotto dal fatto che il raggio radio passa vicino al Sole. Quindi è stato un bel esperimento e ringrazio la Lenia Spazio, quella si chiamava allora Lenia Spazio, che ha costruito questa antenna che era un gioiello. Adesso non funziona più perché ci sono tanti problemi, però insomma. Ecco, allora questa c'è la figura, quella di prima, in cui così viene riportato, questo qui è, naturalmente non è una fotografia, è una ricostruzione grafica. E allora questi raggi radio, questo è stato l'esperimento. Questi qui sono le due antenne. Questa è l'antenna rigida, sono tutte due antenne rigide su un tempo. Questa è quella di Cassini. E questa qui invece è quella di Terra, che è vicino al Atlantide. Questa qui è un grande posizione qua a Terra. Quindi è stato un punto di tempo grosso. Questo qui è enorme da concentrare. È come se si entrasse in una visione
dell'esistenza più dinamica. Sì, grazie, e questo è stato importante, eh? E cioè bisogna qui stare attenti a significare le parole. Perché naturalmente quando parliamo di tempo noi abbiamo in mente passato, futuro, eccetera, eccetera. E quindi la parola tempo è fonte di planemi, cioè insomma il tempo come il vecchio, così, insomma, qui c'è un problema di semantica e io penso che gli insegnanti devono essere particolarmente attenti in questo, non confondere la, diciamo, la mente con misure fisiche. Io ho usato la parola tempo come il risultato, o anche la parola di distanza, come il risultato di operazioni fisiche precise. Per esempio i topografi, come io posso parlare a distanza, questo io camminando e così via, mettendo uno di un radio e quello che va, è un poco più alto per una misura. E questo qui è la definizione di distanza. Il tempo, anche qui, voi dovete avere una cosa e dire anche quale è la sorpresa al momento. Quindi il tempo per me vuol dire il risultato della un'operazione fisica, di misura. Non è un concetto astratto, niente che fare con la mente, niente che fare con la moto, niente. Quindi stare molto attenti. E non confondiamo, io non confondo, e questo diciamo, precauzione, questa cautela è molto importante perché permette il progresso. Se voi o qualcuno inventa degli strumenti più precisi, con un orologio più preciso, questo qui è una definizione di tempo, che è appunto uno strumento diverso. Quindi, insomma, io non so bene come avviene la didattica. Però ripeto, è il tempo è il risultato di un'operazione di misura precisa. L'orologio è una roba che sta qui, che funziona in una certa maniera. Ho risposto? Certamente, perché bisogna fare questa precisazione sul tempo. Il tempo è anche una questione esperienziale, appunto. E quindi ha a che vedere anche con la coscienza. Sì, certo, ovviamente, però il significato che Einstein e la teoria della gravità ha dato al proprio tempo non c'entra con l'uomo, diciamo. Quindi la mente non c'è, nella relatività la mente non c'è, non è compresa. Non è la teoria della gravità, non comprende i soggetti che conoscono. Non lo comprende, non c'è. E il fatto di eliminare dal campo di investigazione, come ha fatto Einstein, l'uomo o la mente, è una possibilità di grande successo, perché si può andare avanti con dei concetti precisi, no? Invece con i sentimenti, eccetera, eccetera. Scusi, io non ho capito la frase che ha citato mezz'oretta fa, la massa del Sole è 1,5 km. Sì. Non l'ho capito. Ogni grandezza ha una certa misura, e per le masse è la lunghezza. Si usa la costante gravitazione universale per passare da un sistema. Non c'è il chilogrammo qui. Ma c'è il marcia. Lunghezza, anche qui la sola lunghezza non è per passare. Esistono le cose. La lunghezza è un tempo. Quindi anche la massa del Sole sono mette il tempo. Perché il tempo è temporale. C'è neanche un orologio completamente fisico. Cioè, ripeto, però, per esempio, avete ragione, perché quando si fanno le cose un po' più complicate, allora
bisogna usare questa mentalità, perché si può anche leggere, le cose che si fanno più, però didatticamente a me sembra così carino dire che le masse sono delle lunghezze. È una decisione. Ma la lunghezza perché la massa si misura come il prodotto della curvatura tra il cubo e la distanza. Cioè la massa, la curvatura è il recipiente della lunghezza, lunghezza e la massa si misura come il prodotto della curvatura per il cubo della distanza. È la lunghezza che ha bisogno di lunghezza. Ecco, quel coefficiente che interviene nella visione del futuro. No, è un discorso secondo me legato alla comunicazione della scienza. Infatti è una delle cose su cui tutto sommato anche io a volte mi trovo in difficoltà quando voglio passare a determinati concetti. In fisica, forse si collega anche agli altri discorsi, tipo il discorso di cosa chiamiamo bellezza, in fisica, poi avevo un attimo suo parere su questo, è il fatto che tendiamo a usare la stessa parola, lo stesso concetto per cose molto diverse, per persone diverse. Quindi per la persona di prima, per la signora, indicava con tempo quello che sarebbe il tempo per un sistema termodinamico, mentre lei invece sta parlando, che troverete vicino a quello che è il mio background, mentre invece lei sta parlando di un tempo in cui non esiste il passato, il presente e il futuro. Per se ho capito correttamente, il suo tempo è non ha questo tipo di caratterizzabilità, cioè per un fotone il tempo non passa. Esatto. Quindi in realtà in fisica tende a parte il fatto che è un mio problema personale, il fatto che parlo di queste cose nella vita privata, però è una delle difficoltà che ho avuto, ad esempio, nel tentare di comunicare alcune cose, alcuni concetti. In fisica tendenzialmente vediamo come un successo il fatto di usare la stessa parola per due cose diverse. Si dice ho raggiunto una grande conclusione, ho unito due cose, è vero per la persona, ma nel momento in cui si tenta di comunicarlo si fa esattamente l'opposto, si allontanano le persone. Questa è un po' la mia sensazione, dopodiché le si recuperano, ma ci vuole tempo. Sì, grazie, questa è un'osservazione importante che insomma si porta un po' forte in questo campo, però ripeto, come diceva il collega, qui non c'è per la gente che sa, c'è una democrazia, qui risulta veramente difficile capire in termini precisi cosa vuol dire spazio-tempo. Spazio-tempo non è la soluzione di spazio-tempo, è l'unica quantità, l'unica grandezza geometrica in cui non c'è presente, passato e futuro, non c'è presente, non esiste. Qui, dopo poi, però quindi bisogna stare attenti a non confondere con i significati diversi. Vado? Allora, vediamo l'ultima parte che è quella che cerca di distruggere il concetto di bellezza. Allora, cos'è un orologio? La domanda è questa, abbiamo detto finora che gli orologi sono il fondamento, è lo strumento che diciamo serve per descrivere e misurare la geometria. C'è un ambiente geometrico, normalmente in geometria euclidea è la distanza, qui non abbiamo distanza, non c'è il concetto di distanza nel senso che è di quella del metro del salto, però c'è il concetto di andata e ritorno, quindi c'è un orologio. L'orologio è essenziale. E la distanza si misura con l'orologio. Allora, perché? E qui adesso devo introdurre il concetto che ci vuole fare bene sulle orologi atomiche. Intanto, qui ci sono in figura due orologi caratteristici ordinari, cioè la meridiana, ovviamente, che il cui periodo è determinato dalla rotazione della Terra. No? In un giorno. E qui poi dopo c'è un pendolo. Anche questo è un orologio importante, no? Per cui è un pendolo astronomico del 1600,
in cui c'è una massa che è sospesa all'interno, avanti e indietro, e quindi qui c'è un'unità di misura che è il periodo dell'oscillazione, e allora l'astronomo riesce a determinare i tempi di rivoluzione di pianeti. Allora, cioè questi due strumenti lui hanno una caratteristica importante, che dipendono dalle dimensioni. Come dicevo prima, la Terra va più veloce quando si restringe, e il pendolo naturalmente quando si scalda si allunga un po' l'asta e quindi va più piano. Dipende dalle dimensioni. E quindi non è banale questo punto. Perché supponete voi, per esempio, di dover comunicare a un popolo intelligente che sta sulla nebulosa di Andromeda quanto siete alti, oppure quanto tempo dura un certo... Come fate a dire all'abitante di Andromeda quanto è lungo un metro? Come fate? Io non è possibile, perché non è possibile comunicare quanto grande una cosa senza portarla lì, fargliela vedere. E quindi c'è un problema della universalità della misura di tempo. La geometria, se io devo attribuire alla misura di tempo un carattere geometrico, deve essere universale. Per Euclide, un centimetro è un centimetro, due triangoli sono uguali anche se uno di questi è contemplato all'inizio dell'universo. No? Quindi devo andare a ricercare questa universalità dello strumento, accessibile alle popolazioni extraterrestri. Allora, questo qui è il punto più importante. Allora, prima di tutto faccio una premessa e dico che negli atomi ci sono dei modi periodici importanti, oscillazioni, rotazioni, e qui adesso faccio vedere il più importante, che è di un elettrone che gira attorno a un protone. Questo è l'ipotesi. Allora, voi sapete che in meccanica classica qui l'elettrone gira perché è in equilibrio tra la forza centrifuga e la forza di attrazione del protone, e tutti i raggi sono ammessi. Man mano che il raggio dell'orbita diventa più grande, il periodo si allunga. Quindi non c'è qui un periodo caratteristico, ma il sistema è quantizzato. Cioè solo alcuni raggi sono ammessi, e tra l'altro sono dei raggi che sono proporzionali al quadrato del numero intero. Però qui ho disegnato tre delle orbite ammesse. Nulla, nessun atomo di idrogeno può avere un'orbita che sta in pendenza. Quindi allora, questo vuol dire che l'atomo di idrogeno dà la possibilità di misurare un tempo assoluto, cioè comunicare dall'Andromeda, semplicemente dicendo, per esempio, io considero come unità di tempo il periodo di rivoluzione del livello più piccolo. È possibilissimo. Allora, come comunicarlo sarà un po' difficile così, però è chiaro che qui adesso abbiamo un orologio non dipendente, il cui periodo non dipende dalle dimensioni. È fisso, basta. È quello che è. Perché naturalmente, purché le leggi della meccanica quantistica e la carica, per esempio, dell'elettrone sia la stessa. Se voi diminuite la carica dell'elettrone e del protone, allora il periodo si allungherà. Però una volta che le leggi della meccanica quantistica, atomici, degli atomi, siano le stesse, e che le costanti fondamentali della fisica microscopica non cambino, questo orologio è comunicabile, è universale. Quindi qui c'è dietro un'ipotesi importantissima, ed è che le leggi della meccanica quantistica e della fisica atomica e le costanti fondamentali da cui esse dipende siano universali, cioè valgono dappertutto, valgono all'inizio dell'universo, valgono sul mondo, non sappiamo. E questo qui è una cosa, e questa qui realizza, diciamo, in un principio, l'universalità della geometria. Ed è una più grande conquista di Einstein. L'ho detto, non fa
sentire, non è quello che avete detto. Sono quantizzati, sono certi raggi orbitali, ognuno corrispondente a un periodo di rotazione sono messi. Allora, un orologio atomico è un atomo di idrogeno un po' più complicato, non si può fare una cosa con l'atomo di idrogeno perché il periodo è troppo breve, ma si fa con altri sistemi atomici più complicati, per esempio con il cesio, che ha il numero di per contemplare delle oscillazioni tra i magnetini delle fronte esterne e i magnetini del nucleo. C'è una certa interazione, quindi c'è un sistema oscillante qui dentro, più complicato, il cui periodo è fisso, non ci sono dimensioni, guardate, per dire una condicenza, punto, non potete dire grande o grande, è quello che è. Quindi qui avete voi un orologio che è tra l'altro organizzato correttamente da grandi istituti nazionali come il Bureau Internazionale dell'Air, come il National Bureau of Standards, come l'Istituto della Federazione di Torino, che sono preposti a conservare e comunicare l'unità di tempo. L'unità di tempo è il periodo di rivoluzione, di oscillazione di un'unità. Certo moto dentro questo e quindi voi vedete che è un po' complicato, è una fotografia di un orologio francese e eccolo qua, quindi l'ho detto, quindi l'unità di tempo così determinata non dipende da fattori esterni, è assoluta e universale e dipende solo dalla fisica microscopica e dalle costanti fondamentali usate. Tanti fondamentali usati sono Planck, la carica elettrica, il massa del protone, il massa eccetera, sono quello che sono. Questa è la soluzione del problema, quindi qui vedete che Einstein ha stabilito un nesso profondissimo tra la geometria e degli strumenti, che è solo con questi, solo con l'uso dei orologi atomici è possibile attribuire alla geometria un significato assoluto, universalmente valido. È un compito assolutamente straordinario. E quindi, adesso arrivo alla fine, e quindi come se qui, allora se voi avete un corpo qualsiasi, abbastanza piccolo, che si muove, come si muove, insomma, nello spazio del tempo, se su questa massa piccola c'è un orologio atomico, allora è come se in questa linea sua fossero segnati dei tic, come un orologio, e questi tic rappresentano un periodo, un singolo periodo di oscillazione di quell'orologio. Allora Einstein, quindi questa, allora viene, Einstein può costruire, si può costruire una unità di lunghezza, chiamiamola lunghezza in realtà, un tempo, no? Così, sopra qualsiasi corpo piccolo, purché su di esso ci sia un orologio, che questo orologio funziona bene e che le leggi della meccanica atomica e le costanti fondamentali su cui essa è basata siano sempre la stessa, siano sempre la stessa. Non cambia niente, insomma, non cambia niente, quindi valgono sempre. Quindi questa è, vedete, è una connessione tra la fisica, nei fondamenti della fisica e la geometria fondamentale, e questo qui è il punto più difficile. Allora, eccolo qui. Beh, questo è quello che ho detto. Allora, noi siamo sicuri comunque che questa ipotesi è violata. Per esempio, vicino al Big Bang, quando c'erano tutte altre situazioni, il meccanico diverso qui, è certamente ignorata. Allora, uno dei... l'ipotesi di Einstein, cioè le leggi fisiche atomiche, microscopiche, sino universali, è invece che va testata. E questo è il problema fondamentale che oggi offre la geometria sperimentale, la gravitazione, scusate, questo qui.
verifica che gli orologi atomici sono universali. E naturalmente uno si aspetta che andando sempre più vicino al Big Bang, i resti delle violazioni iniziali, ci sono state violazioni drastiche, però potrebbe darsi che ci siano dei piccoli residui anche oggi. Quindi il grande test, il grande area su cui testare il principio di equivalenza è nella cosmologia, cioè andando indietro nel passato. E allora volevo solo far vedere qui uno straordinario immagine di un esperimento che ha un risultato eccezionale, perché ho finito. Allora, qui c'è la fotografia di una miniera francese a Ocro, nel Gabon, è una miniera di uranio, con molto strano, quindi è usato, la Francia, e soprattutto il diretto, quindi è stato un'azienda molto importante. E come vedete, non ci sono queste miniere, ci sono estratti. Allora, mi pare che negli anni 70 i geologi francesi hanno trovato dell'uranio. Allora, qui cosa succede? Succede che l'uranio, quando viene l'uranio 235, che è un variante, purtroppo, quando ci sono in giro dei neutroni si spezza e dà origine a due frammenti. E diciamo il rapporto delle quantità, delle concentrazioni di vari salmenti è fisso, per esempio adesso so dire, è complicata la cosa, però insomma l'uranio 35 si spezza in una certa percentuale, che so io, di samario, in un'altra percentuale di quella cosa che si dice, sono quello che è insomma. Questi rapporti dei frammenti hanno trovato che non erano e allora qui hanno scoperto che qui è dovuto al fatto che è dovuto al fatto che 1600 miliardi di anni fa, no scusate, sì, un giga, quanto ho detto? Sì, 1,6 miliardi fa, qui era attivo un reattore naturale, cioè l'uranio, ho fatto un po' di confusione, era attivo un reattore nucleare. Questo reattore nucleare è stato attivo per, diciamo, 100.000 anni, era una serie in realtà, non so, 120, non tanto. E questo qui è stato attivo e ha prodotto della fissione, così, e ha causato certi nuclei di uranio 235 a frammentarsi, si sono frammentati. Quindi oggi si trova in questa zona dei frammenti di un reattore nucleare di quell'epoca. Allora è chiaro che quando voi spezzate un nucleo di uranio in due parti, questo qui dipende da tutta la fisica nucleare che c'è in mezzo, e in particolare per esempio dipende dalla carica elettrica dei protoni. Se la carica elettrica dei protoni allora fosse stata un po' diversa da quella di oggi, allora questa avrebbe influenzato le percentuali dei vari frammenti. Questa variazione non è stata trovata, quindi è stato possibile trovare uno esperimento splendido, è stato possibile trovare un indice superiore assai piccolo al cambiamento della carica del protone tra allora e oggi. Allora, ripeto quello che ho detto perché è un po' raffinato. È stato possibile stabilire un limite superiore alla differenza, la possibile differenza della carica del protone tra 1.600.000.000 di anni fa e ora. Cioè sappiamo che, non sappiamo, cioè non è stata rivelata l'effetto, però questo, il limite di questa differenza è assai piccolo. Quindi anche qui Einstein è passato ad una spiegata, anche con questo esperimento assolutamente straordinario, voi fate gli esperimenti su una roba che è avvenuta un miliardo di anni fa, non è male, Quindi anche qui Einstein è ancora vivo,
secolo la teoria della gravitazione geometrica di Albert Einstein ha superato per delle spiegate tutti i test che mi stanno sottoposti. Inoltre, ci sono stati molti tentativi di costruire alternative consistenti e sostenibili, ma questi tentativi non hanno avuto risultati significativi, cioè sono state tutte più o meno falsificate. Quindi Einstein per il momento è ancora, diciamo, non so, ancora vivo, ecco. C'è la risposta. Grazie. Quando era stato detto prima, in effetti, lascia, dico, sconcertati, sì. Per quanto riguarda, era stato detto, la massa del Sole, la massa del Sole è un chilometro e mezzo, anziché misurarlo con l'unità di massa, si misura in lunghezza. Dopo la lunghezza, non c'è più come metro, è stata trasformata in tempo. A dire intervallo di tempo, perché alla fine per una proprietà transitiva così vecchissima è come se la massa del Sole fosse ancora misurabile in tempo. È difficile concettualmente così arrivare a pensare al Sole, alla massa come l'abbiamo inteso finora, che diventa tempo, così potrebbe darci un anello, un esempio, un qualcosa per rendercelo più comprensibile, ecco, almeno in linea di massima, grazie. Sì, no, la parola massa si riferisce al corpo di caldo, forse è inappropriato usare per questa cosa la parola massa. Ecco, io forse dire raggio gravitazionale del Sole forse sarebbe meglio. Nella teoria della gravitazione geometrica, cioè quando non ci sono altre forze, come dico, insomma, l'unica cosa che si può misurare è la curvatura, e quindi quell'oggetto che si chiama più chiamato raggio gravitazionale, che è quello che sono di note, e quindi forse c'è un problema semantico qui, c'è un problema semantico che non so bene quella maniera per risolverlo. Su questa cosa, il mio professore dottorato ricordo che aveva fatto questo tipo di analogia. In 1984 avevano tolto alcune parole in maniera che certi concetti non si potevano sviluppare. Sembra un po' che comunicando la fisica, usando troppo un abuso di un certo concetto, che dopodiché è chiarissimo per una persona che arriva ad avere chiaro tutto il quadro, spiazzi completamente una persona che invece parte da dei preconcetti. Quindi il problema è il quadro teorico che si fa, da cui si parte. Io ricordo ancora questa analogia che avevo fatto con questo mondo in cui non esistevano alcune parole, non esiste la parola rivoluzione, non si può parlare rivoluzione se non esiste la parola per farlo. Dopodiché l'analogo è evidentemente portato più in là, oltre i limiti di quello che vuole essere l'ambito di applicazione. Però secondo me nella comunicazione della scienza questa è una cosa che mette evidentemente in difficoltà. Io me ne rendo conto perché mette in difficoltà persone che spesso sono preparate e spesso mette in difficoltà anche persone che vogliono arrivare a capire. Quindi quando iniziano a tentare di capire qualche cosa si trovano davanti, soprattutto se magari non partono dall'idea ok, questa è una cosa, ormai è una verità sperimentale, quindi è una cosa che è stata provata, partono dall'idea di dire ah beh, questo è solamente un tuo modello. E allora se ne possono scrivere tante di cose, quindi la verità è che tutte queste cose stanno in piedi sul fatto che ci sono delle misure che dicono che questa è la verità, dopodiché il nostro modello fa in maniera che ci bastino pochissimi concetti per riuscire a parlarne, però avere poche parole
può essere un vantaggio per comunicare velocemente, ma potrebbe essere anche un effetto per riuscire a portare qualcheduno ad avere questi concetti. Non so qual è la sua opinione. Sì, ringrazio moltissimo perché è un'intervenzione importante, per anche per la didattica, è molto importante. Perché io, se voi andate a vedere sul dizionario, ci sono tre significati per la parola tempo, ma totalmente diversi uno dall'altro. Ora, quando voi parlate di tempo in una classe così, dovete spiegare, non so come si faccia, però è chiaro che c'è un problema di semantica importante. Quindi uno con l'altro di applicare al modo cosa che parla di sul tempo, quindi ci sono dei fraintendimenti importanti. Niente, ecco. Mi riallaccio, mi sembra, in qualche modo anche alla questione che ha posto l'intervento precedente. E poi volevo anche così sentire il suo parere su due frasi che nella storia della fisica sono girate, cioè si sentono e si sentono ancora oggi, e in particolare una ancora più frequente. Dunque, la prima domanda è questa. Mi riferisco alle analisi che erano molto profonde del circolo di Vienna e del circolo di Berlino, dei neopositivisti e del circolo di Berlino che erano in contatto e che quello di Vienna era soprattutto, diciamo così, guidato da Rudolf Carnap e quello di Berlino invece era così, diciamo, organizzato e guidato da Hans Reichenbach, che è stato molto vicino a Einstein proprio dal punto di vista fisico strettamente, ma anche epistemologico. Ora, Rudolf Carnap afferma questo e credo che vada nella direzione comunque delle domande, dei dubbi che sono nati sul concetto, diciamo così, di tempo, di spazio e di misura alla fin fine. Uno è questo, che rifacendosi ad Henri Poincaré, Rudolf Carnap, proprio nell'introduzione a quel bellissimo libro di Hans Reichenbach, Filosofia dello spazio e del tempo, dice questo. E secondo Henri Poincaré, che anche questa è una figura molto importante nell'ambito dello sviluppo del pensiero scientifico, in particolare della fisica, secondo Henri Poincaré, le cose, diciamo, si sintetizzano in questo modo. Noi possiamo avere una geometria empirica e le cose sembrano contrastanti, ma poi si tratta di esplicarle, oppure possiamo avere viceversa una geometria autonoma per studiare il comportamento, per studiare, per capire la natura. In che senso? Cioè, in questo senso, uno, se noi diamo una definizione di misura, in particolare parlava proprio della distanza. Se noi diamo una definizione del modo di misurare la distanza in un certo modo, allora la geometria si deve adattare. Ma siccome la misura è una questione empirica, allora diventa la geometria empirica. La geometria si deve adattare a queste misure, cioè andiamo a scegliere la geometria che ci permette di verificare i fenomeni con queste misure. Viceversa, invece, si può fare che cosa? Si può effettivamente stabilire il tipo di geometria e poi adattare il procedimento di misura ancora della distanza alla geometria che è stata definita. E quindi l'analisi di Poincaré è anche sull'arbitrarietà, proprio sul convenzionalismo nel quanto riguarda appunto le teorie fisiche. Questa è la prima domanda, un po' di carattere, chiamiamolo così, fondamentale, che giunga un attimino dal stretto, diciamo, ambito della fisica. E la seconda è questa: io sento queste due frasi che Einstein ripeteva, ha ripetuto spesso. Uno, il tempo è un'illusione. Questo l'ha detto spesso Einstein. E poi invece, ultimamente, l'ho letto e sembra che siano frasi di fisici eminenti, il tempo non esiste. Ecco, per
complicare le cose, appunto pongo questo domanda ulteriormente. Ecco, ma detto da fisici, non da filosofi che così diciamo sono abbastanza fuori comunque da loro. È una domanda difficile. Dunque, allora, no, adesso i libri di Reichenbach che così sì, sono interessanti, insomma, però didatticamente io preferirei non sconfinare il campo filosofico, perché lì è lo scivolo di molto complicato, non c'è qualche filosofo. Quindi invece quindi, come? No. Invece allora dire che il tempo è un'illusione, questo qui si riferisce alla concezione, questo qui si riferisce alla concezione in cui dentro il modello fisica c'è anche un essere senziente o delle menti. L'illusione è prodotta in un soggetto. Nella fisica di Einstein non c'è illusione, non c'è una speranza, non c'è illusione. Quindi qui la parola tempo qui viene usata in due maniere molto diverse. Da un lato c'è, per esempio, infatti il tempo passa, si invecchia, si rinasce e così via. E però questo non c'è nella fisica einsteiniana. Ci sono gli strumenti. Per esempio, in fisica einsteiniana, dire per esempio che una torta ti impiega 20 minuti per cuocere, va benissimo, non c'è problema. Era semplicemente il barattolo di un orologio e vedi che dopo 20 minuti la cosa. Però non c'è mente, insisto su questo punto qua, quindi bisogna stare attenti, perché altrimenti si confondono le cose. Sky.